Io intervengo ancora, come fatto la scorsa settimana, sulla crisi aziendale della società König, una società lecchese che ha sede nel comune di Molteno, storica del 1966, produttore di catene da neve. Lo scorso anno è stata acquisita da una multinazionale austriaca, la PEUAG, e alla vigilia del 1° maggio questa società ha deciso di chiudere lo stabilimento lecchese, di delocalizzare la propria produzione in Carinzia e nella Repubblica Ceca. 130 dipendenti a forte rischio di licenziamento. I motivi sono le alte tasse, l'alto costo dell'energia, quindi l'alto costo del lavoro, alta burocrazia. Lunedì 9 c'è stato un tavolo in provincia di Lecco con la provincia, la proprietà, le rappresentanze sindacali. La proprietà ha confermato la volontà di delocalizzare. Intervengo ancora oggi, Presidente, perché così come ho fatto la scorsa settimana con l'interrogazione 405745, sono successe due novità. La prima è che abbiamo scoperto che con il famoso Job Act, che il Premier Renzi continua a decantare, si scopre che per le società che delocalizzano e chiudono non ci sono più gli ammortizzatori sociali per i dipendenti, ovvero sia questi 130 dipendenti lecchesi finiranno direttamente in mobilità senza beneficiare dell'ammortizzatore sociale. Questa è una cosa gravissima, altro che il bel Job Act. Seconda novità, che rispetto alla scorsa settimana, da due giorni si è insediato al Ministero dello Sviluppo Economico il Ministro Calenda, al quale mi ero rivolto al Ministero la scorsa settimana. Quindi lo invito caldamente a convocare un tavolo istituzionale invitando la proprietà e i rappresentanti sindacali, perché il problema della König, che è un problema generale, venga affrontato. Deve essere assolutamente scongiurata la chiusura di questa società, invitando eventualmente la proprietà a fare un piano industriale per una riconversione della produzione. Lo scandalo è che il Job Act lascia per strada i dipendenti della König, così come lascerà per strada i dipendenti di altre società acquistati in questi mesi da società estere per rubare il marchio e per lasciare solo terra bruciata nel nostro territorio italiano. Grazie Presidente.